Evasione fiscale. Oh, finalmente il giorno dell'evasione fiscale. Ogni anno c'è questo dato sull'evasione fiscale: 111 miliardi di euro, 40 miliardi di IVA, tutti indignati. L'evasore, ricordatevelo, è sempre il vicino, non siete mai voi, mai, mai quando pagate qualcosa senza la ricevuta o ricevete qualche cosa, sempre l'altro l'evasore. E quindi in questa specie di gara a capire quanto è alta l'evasione in Italia, quando non si capisce come si riesca a calcolare così puntualmente, no? Io so tutto quant'è l'evasione, chissà come fanno a sapere questi numeri, e poi dicono che l'evasione italiana è la più grande. Come si risolve il problema dell'evasione? Sempre rompendoci più i coglioni, sempre più, cioè si dice che l'evasione è alta e quindi ci ammazzano di controlli, l'evasione è alta e ci ammazzano di carte, l'evasione è alta e facciamo lo spesometro 4 volte all'anno, l'evasione è alta e si aumentano le aliquote, esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Quando andate a vedere qual è il tema per cui l'evasione sarebbe più alta, il 30% secondo i rapporti oggi sui quotidiani, prendetevene uno a caso, è i servizi alle famiglie. Sapete cos'è? Le colf. Le colf. Noi le colf le paghiamo in nero, come tra l'altro in tutto il mondo. Non nel mio caso, ma le paghiamo in nero. Va bene? Le paghiamo in nero. Quindi il problema sociale dell'Italia è che si pagano le cameriere in nero. Va bene? Nel frattempo siamo stati bravissimi, perché se c'era un modo per non pagarle nero si chiamavano voucher, ma li abbiamo fatti fuori, perché i voucher sono lo sfruttamento. Io voglio un'evasione a 150 miliardi di euro, non 111, ma veri, non falsi come quelli che ha detto Giovannini. Quando arriveremo a 150 miliardi di euro, non con la flat tax del 20%, avete ragione, quello risolverebbe tutti, con 150 miliardi di euro ci accorgeremo che il paese sarà più libero dalla burocrazia, perché evadi, va in galera, questa è l'unica soluzione che ci resta.